Allora, sono Maria Grazia Pisu, abito a Legnano, in provincia di Milano, e ho 62 anni. Ho scoperto di avere l'osteoporosi nel 94, dopo 10 anni che prendevo il cortisone, perché ero giovane e il mio medico mi ha fatto fare la MOC di controllo proprio per il fatto che assumevo cortisone tutti i giorni. E si è reso conto che purtroppo non avevo forse già una massa ossea buona di mio e il cortisone aveva già fatto un po' di danno per l'osteoporosi, quindi ha iniziato a prendere i farmaci da allora. Comunque prendo da tanto, da che ho scoperto di avere l'osteoporosi, prendo calcio e vitamina D, ho un'alimentazione corretta, varia, assumo sempre latte, calcio, latticini, tutte queste cose le prendo sempre. La mia qualità di vita, il mio stile di vita, diciamo che io non faccio nessun tipo di attività sportiva, però non sono mai ferma, io sono sempre in movimento. Purtroppo non sempre sto attenta al fatto che ho l'osteoporosi, tant'è vero che 2 anni fa ho spostato un materasso matrimoniale da sola e mi sono rotta una vertebra e quindi da lì ho dovuto iniziare ovviamente a fare una terapia più importante. Adesso non vivo con la paura, senza dubbio, sto più attenta a come mi muovo. Viaggiando parecchio ho un po' paura quando i mezzi sono molto pieni, ci sono tante persone, se qualcuno mi schiaccia i piedi piuttosto, perché io mi rompo facilmente, infatti mi basta una cosa minima per rompersi una costola, quindi le costole sono quelle che si sono rotte parecchie volte e di conseguenza insomma ho un po' di attenzione solo per questa cosa, però per il resto faccio una vita normale, sì. Ecco, io ad esempio consiglierei che i giovani incomincino ad avere un'educazione non quando arrivano, cioè è inutile correre rimedi quando le cose ormai sono, però se i giovani imparassero a fare uno stile di vita corretto, quindi cercando di evitare di arrivare ad avere un'osteoporosi importante. Quindi un'alimentazione corretta e uno stile di vita adeguato, insomma. Lo sport, io mi rendo conto di fare un errore non facendo sport, ma mi sono talmente impegnata che non ho più neanche il tempo materiale per farlo.